L'importanza della musica per chitarra di Heitor Villa-Lobos si deve a molteplici ragioni. La prima è che in un periodo nel quale la chitarra stava lentamente emancipandosi dalla dipendenza dai chitarristi virtuosi, cioè i virtuosi che componevano esclusivamente per il loro strumento, Villa-Lobos compose un corpus di opere non occasionali, sono più di 24, che per la prima volta introducono una scrittura che non proviene dall'imitazione della scrittura di altri strumenti, ma nasce direttamente dallo strumento, dal suo suono e dalle sue risorse più naturali. Villa-Lobos non è il primo a introdurre questa novità. Ci aveva già provato con grandi risultati lo spagnolo Manuel de Falla con l'Homenaje pour le tombeau de Debussy, che però dura circa 3 minuti e Falla non scrisse altro per chitarra. Villa-Lobos invece credette più a fondo di aver creato una nuova immagine della chitarra e nel 1928 consegnò al suo editore Max Schig due cicli per chitarra, la Suite Populaire Brésilienne, che rappresentava il suo lato di musicista popolare urbano, lato che aveva coltivato da ragazzo, e le Douze Études, che rappresentano la sua musica modernista. Se noi pensiamo che all'epoca si riteneva che il creatore della chitarra moderna fosse Francisco Tárrega, con i suoi piccoli pezzi di maniera che imitano Chopin o Schumann, oppure la sua musica di derivazione popolare spagnola, ci rendiamo conto come i due veri inventori della chitarra moderna sono stati Manuel de Falla e Heitor Villa-Lobos, che hanno avuto il coraggio di abbandonare ogni convenzione chitarristica ottocentesca per esplorare le vere risorse espressive della chitarra. Se noi pensiamo poi che Villa-Lobos sapeva suonare la chitarra e suonò la chitarra per tutta la sua vita, pur facendo il compositore di musica sinfonica, concerti solistici, musica vocale, quartetti e musica da camera, ci rendiamo conto dell'enorme vantaggio, dell'enorme esperienza musicale che lui aveva nell'esplorare e nel rinnovare il linguaggio chitarristico senza farsi condizionare appunto dai linguaggi usati nei secoli precedenti, in particolare nell'ultima parte dell'Ottocento. Un altro aspetto notevole della musica per chitarra è che Villa-Lobos immagina un suono di chitarra potente e proiettato verso l'esterno, che nulla aveva a che vedere con l'intimistica chitarra del XIX secolo. Lo fa andando con la sua immaginazione anche molto al di là, probabilmente, delle possibilità degli strumenti, delle chitarre che lui aveva a disposizione. Possiamo dire che lui scrive per una chitarra che deve ancora venire da un punto di vista della costruzione e delle possibilità foniche. Comunque, con lui l'impeto violento, il dramma entrano a far parte del linguaggio della chitarra. Però, se dovessi dire qual è la ragione più profonda dell'importanza della musica per chitarra di Heitor Villa-Lobos, la ragione che tocca tutti coloro che l'ascoltano per la prima volta, è un'esperienza che abbiamo provato tutti, direi che questa musica è così importante perché semplicemente ci emoziona molto e come poche altre musiche per chitarra sono in grado di fare.